C'era nessuno in casa! E ne sapevo che c'era il Filippino a scopare! L'ho mezzo ammazzato con la botta in testa! Poi sto neanche l'allarme con le cavo carabinieri! E c'ho... Ma di merda! Non accorgi, no? Vanni! Oh, ragazzi, piuttosto! Che cazzo la tiene da loro? Testa di cazzo! Oh, si sa. O quanti tu ne hai già bevuti di questi aperitivi? A che credi ti facciano bene? Senti. Vabbè, fumare, vedo che anche te hai smesso. T'ha fatto anche bene. Me lo muoio sano. C'è le due in mezzo, fa un po' bisogno, vada, Gino. Danilo, sei te? Sì, sono io. Ha telefonato la Cinzia, dice se la vai a prendere. L'ho vista l'altro ieri, la si risposi. Danilo? Oh, bravo. Danilo? Libero. Che è tornato Danilo? Non lo so. È fatta di puntate, Adele. E te sei arrivata all'ultima. E proprio nel momento meno adatto. Quando per me stava per ricominciare tutto. No, Adele, mi vergogno, te lo dico subito. Sono stata 30 anni sposata con Libero. Ci avrò qualche ragione se mi è venuta a noia. Ora poi ridotto come. Certo che la testa cose. Te nella tua vita non hai fatto altro che dare, senza pigliare mai nulla. Infatti. Quando sono tesa mi tocca fare così, se non mi riesce. È un'abitudine che mi hai dato te da piccina, te lo ricordi, Adele? Ma poi che pelle. Fa proprio bene. Si rimettono in circolo gli ormoni, è proprio scientifico. Senti, un po' di rossetto me lo metto, dicano quel che vogliono. Gli occhi non me li rifò. Tanto poi piango. Gliel'ho mia detta l'età. 10 anni di differenza. Lui pensa 5. Bruna, che c'ha sti dentro? Sì, babbo. Che c'ha parecchi ancora? No, babbo. No, quanto? Pensare mica che ora mi faccia carico del babbo invalido. Bruna, e di tuo marito. No, mi dispiace. Bruna! Sarò la solita egoista. Tanto lo sai che non ho mai avuto paura ad ammetterlo. Atteso. Ma io non rinuncio, Adele. Non rinuncio. Bruna! Ora poi. Quella piccina di valigia. Sarà troppo vivace sto rossetto. Ma quella grossa bisogna che venga te. Per farne cosa delle valigie, babbo?
Ora la Adele, la tua sorellina, gli è morta, io vengo a stare con te, no? Oh, io da solo con Gino qui un ci sto, capito? Mi ha preso anche a cappellate ieri sera e mi ha fatto un male a questo orecchio. Mi ha preso di striscio, mi frizza ancora. Senti come brucia, senti. Ecco. Quando tu mi porti via, Brunino. Oh, che vi pare il momento di fare questi discorsi? Oh, io ci sto, eh? Anteso, eh? Ho inteso. O dammi un bacino, giù. Non ve l'ho dato prima. E se no diventa la fissazione la vostra. Via, giù, vi do un bacino. O andiamo, ora su. Ma che continua ancora a bere quell'aggeggio di là, eh? Che ha bevuti più di 10 da aperitivi. Non lo so, babbo, li ho contati. Proprio come cammelli, eh? Ora non credere a mia perché è rimasta vedovo di scolasti tutta la roba e ci sa in casa, eh? Come se fosse sua, poi. Parte e le è anche mia. O il che dice? Se uno sta zitto, Marzo, può dirai lo stronco. Ma sei ammazzata noi? Io e quel buo torto di là che sta a Nazzo. Questa è la verità vera. Altro che storia. Non sei d'accordo, eh? Se vuoi che ti dica di sì, ti dico di sì, Gino. No, voglio. Io non voglio più nulla. Eh sì, e basta. E sai, la sei messa nel mezzo e la sei stritolata. Io e quell'altro buo torto di là. E per averla tutta per noi, la sei persa, tutte e due. Provi o ti dirò? Ma se l'ho detto di sì. Ma ora lo so io, sai. Solo deve restare. Chiuso nel suo rimorso. Io dentro il mio e lui dentro il suo. E chiuso in camera sua. Chiuso! È finita l'epoca che si scorrazzava per l'asa senza rifegno. Guarda lì, guarda. Ha strisciato tutte le porte con quella roccella di merda. Ma ora, e lo so io come fare, sai. È in bianco per Benino. E lo chiudo in camera sua. E gli mette anche il chiavistello all'uscio. E gli smonto le lote alla carrozzella. Solo deve restare, solo, fermo e chiuso, per sempre. Che lo senti? E sa se lo dice lui lo fa, solo, eh? Solo e chiuso. Chi boia? Ma io scappo prima e poi lo denuncio. Così ne succede un'altra di tragedia in questa casa. Non ve ne basta una, eh? Non levate piuttosto questo freno a mano di qua. Lo sa quante volte la Adelina e va difeso da qui boia assassino là. Non m'angosciate, babbo. Di già c'ho il pensiero di Sandra e di Luciano che dovevano stare qui da 3 ore ormai. Ma guarda se dovevano andare in Ghana proprio in questi giorni. Lo sono andato, dici? In Ghana, babbo, in Africa. Io invece la guerra l'ho fatta... Il cazzo, lo so, babbo, lo so. E non me la fanno mai raccontare. No, Adele, il sangue a loro io non glielo do. Prenderò un pezzettino di pane, vai. Che t'hanno detto a Fiumicino piuttosto? Era in orario il volo per prendere la coincidenza per Firenze o no? Qualcosa me l'ho detto, effettivamente. Ma c'era confusione al telefono e non ci ho capito nulla. Libero l'hai presa la pillola oggi? No, dopo. Eppure te l'ha spiegata il professore. Se la prendi un giorno sì, un giorno no, non ti fa nulla. Tanto non serve a nulla lo stesso. Allora tu sei testone, non vuoi capire. Gli antidepressivi funzionano per accumulo. La depressione non è un aggettivo, è una malattia. Quando uno ha la depressione, o si cura, o se no si deprima le persone che gli stanno attorno. Oggi mi riesci anche a mandare giù un pezzetto. Oggi neppure qualcosa tu devi mangiare. Se no con tutti gli aperitivi che ti ha preso ti gira il capo. Poi tra un po' arriva gente. Se mi facessi una fumarola. Ma come? Con la tele sposta ti metti a strocolare fra i fornelli. Perché? Che credi non sia capace di farmi una pasta asciutta da solo io? Un pensiero mia che non sia capace neanche di farmi una pasta asciutta. Perché quando un uomo non è più capace nemmeno di farsi una pasta asciutta, ma che ne sta a fare al mondo? A farsi una patita di imbecilli? Ma che? L'ho lasciato a casa. Cosa? Il Prozac lì, le pillole. Thank you.
Accidenta, chi ve l'ha data? Braccio di ferro, ci ritiri la palla. Sì, mamma, lo so, eh. Ma se permetti era più importante venire subito qua che passare da casa a cambiarci, no? Purtroppo si è perso anche 2 ore a Fiumicino perché ci hanno perso le valigie. Anzi, speriamo le ritrovino alla svelta perché siamo rimasti con i bagagli a mano e i vestiti praticamente questi. Buonasera. Condoglianze. Grazie. Porta, venite dentro, me lo spiegate dopo. Si è fatto il possibile, ma arrivare prima di così non ci si faceva. D'altra parte, da Crash è un solo volo a settimana. Il gun è servito malissimo, mamma, si sa. Veramente si poteva tornare da Abidjan via Lagos per poi cambiare con Ethiopian Airlines da Addis Abeba, scusa. Luciano, non si poteva. Sì che è inutile che tu ci torni sopra. Sandrina, bastava ricomprare i biglietti, Sì, 3 milioni. Vabbè, ma si tornava un giorno prima e magari non si perdeva neanche le valigie. A un dato punto. Scusate se vi interrompo, Ma di là ci sarebbe anche la velina morta. Hai ragione, mamma, scusa. Ma anche noi non ci si raccapezza più nulla. Ci siamo rimasti malissimo. Sì, ma infatti perché, tra l'altro, quando siamo partiti sembrava stessa addirittura migliorando. Mi è dispiaciuto moltissimo non esserci quando la povera zia Adele è venuta a mancare. Abbiamo sofferto tanto, mamma, se tu sapessi. Lo so, lo so. Ora andate di là in cucina, che c'è zio Gino che vi aspetta. Come l'ha presa lo zio Gino? Come peggio non si poteva. Mamma, babbo, ma come vi siete conciati? Futura, vieni a vedere! Carini! Samantha, ma non vieni a dare un bacio a babbo e mamma? Siamo appena tornati. Ciao, tesoro. Ciao. Vada a mamma. Ciao, Futura. Che bel gilet che hai. Che belle treccioline. Tu come stai? Insomma. Futura, si va a vedere se la zia Adele è sempre intecchierita come stamattina? Samantha! Tanto non ho paura. Ciao, Luciano, nel pisellone? Ragazzi, piano, ma c'è la zia di là! È morto, non sente mica! Chantal, s'il vous plaît, mantenez séparer les enfants dans les cadavres! Subito, messie! Se la zia sei coraggio, io ce l'ho il coraggio, ma non li voglio fare più sicurino. Allora glielo tocco io. Gino. Se poi si mette a ridere. Gino, sono arrivati Sandra e Luciano. Ci dispiace, zio Gino. Siamo arrivati appena sei saputo. Oh, bravi! Vi siete divertiti? Ora smetti, Sandrina, basta! No, non me lo meritavo questo, mamma. Mi ha fatto sentire come se l'avessi ammazzata io, la zia Adele. Si dice tante cose a caso quando si sta male. Che poi chi se l'aspettava una ricaduta così all'improvviso? Se no ti pare che andavo in gana, mamma! Mi ci ha accolti tutti di sorpresa. Ma Samantha ha trovato la calimba, lo sapevo, sai. Ah, oh, condoglianza, Annibale. O te, o che ti sei messo in pigiama? Sì, Annibale, o si veniva qui di corsa o si passava a casa a cambiarsi. È tanto semplice, a un dato punto. Samantha, Futura. D'altra parte, mamma, era importante che noi si facesse un viaggio da soli senza la Samantha. Lasciate stare la calimba. A noi ci serviva un momento di verifica del nostro rapporto. E poi non si è verificato quasi nulla, perché appena siamo arrivati siamo dovuti ripartire subito, sicché... Erano nelle valigie, e le valigie l'ho perso, ho perso anche regali, appena sono Samantha, ma avete 7 e 6 anni, ma è possibile che non capiate? Dopo a casa te la faccio suonare, va bene? E sputi il chewing gum. Tu, tanto non sa più di nulla. Te? E noi sa ancora il gusto, sicché lo sputo dopo. Samantha. Vabbè. Samantha? No. Fatto male, sono caldo. Se tu sapessi, mamma, che conforto è stato per me essere buddista in questa occasione. Ci ho pensato tutto il viaggio. Oh, Sandrina, se sei diventata buddista da appena 20 giorni. E beh, e che c'entra, mamma? Ma la consapevolezza che poi ci si reincarna, quella tu ce l'hai subito. È alla base, mamma. Ora, non ti fermare all'apparenza corporea, ma l'essenza vitale, e quella rimane. Su quello non c'è dubbio. E poi questione del karma. Ma il karma della zia è talmente a buon punto che secondo me 5-6 giorni al massimo lei si rincarna. Oggi è venerdì, giovedì della prossima settimana massimo lei torna. Dove? Questo non si sa. Può essere Forlì, può essere anche Mosca, può essere Marrakesh, mamma, dove lei inconsciamente ha sempre desiderato andare. Il premio del buddismo è questo, mamma, Sandrina, io lo so che tu li fai a fin di bene con questi discorsi. Però non glielo dire ancora allo zio Gino che giovedì l'Adele si rincarna a Marrakesh.
Non lo so mica se gli farebbe piacere saperlo in questo momento. Parte la spedizione. Va. Bene, zitte. Ma non potete andare un po' sul terrazzo con Chantal a giocare? No! Vabbè, allora forza, per punizione a vedere i puffi, forza! Sì! Tenendo basso il volume! Oh, questi cosa mi rappresentano? Pesci? Pavoni? Sì, libero, siccome le nostre valigie si sono perse, o si veniva qui di corsa, o si passava a casa a cambiarci. È tanto semplice, non lo so, decidete voi, a un dato punto. Le sono un 44. So della Giulianona di quando la si sposò, su niente nemmeno queste. Nadella aveva i 36. Comunque non l'hanno avuto i belli piedi, piccina. Spingere così mi fa anche un po' effetto. Allora lascia stare. Basterà quei calcagni di fuori. Non si fisseranno mica coi piedi di una morta. Te piuttosto. Vorresti mica con questi capelli. Mamma, scusa, cosa dovevo fare? Venire subito qui o passare dal negozio di Luciano? No, ditemelo voi! Cominciano già le visite. Mi pare strano. Ah no, saranno danni della Cinzia, vedrai. Scusami Bruna, siamo arrivate tardi, ma sono passata dalla mia sorella Marta. Mi ha lasciata a Torino, così almeno stanotte rimango a fare la veglia insieme a voi. Futura è stata buona, eh? Scusa zia, ma devo cacare immediatamente. Che parole. Vuoi che dica popò? Tanto l'odore è uguale. O te come tu sei con ciao? Ma. Ciao Luciano. Ciao. Quando siete arrivati? D'acqua. Danilo c'ha la diarrea. Ho già spremuto sale e limone. Ti ha fatto bene. Danilo. Buonasera, Gino. Danilo. Ha detto me la fa la barba. Quello lì chi è? Sandra. Ciao Danilo. Che ci fa Ostia a sedere a terra? Sto pregando per la tua mamma. Con quella pelle a bischero? Ecco, anche nei momenti più drammatici della vita, voi sempre attaccati all'apparenza. Nessuno che mi avesse chiesto, tu come stai? No. Tutti, oh come tu sei conciata. Spiritualità zero, eh? Tipico di questa famiglia. Ora Annicchio, ma cosa ti incazzi? Mica sei morta te, oh. Comunque bentornato, eh. Posso aiutare? Sì, se metti i bicchieri io taglio il pane. Veramente mancano anche i tovaglioli. Tu li metti così non mancano più. Dicono che sia tanto brutto morire. Ma vederli da vivi... Cioè, io da vivo che guardo... Adesso che sono morti... Che pace, eh? Mangiatela voi questa roba. Mi fa schifo anche a guardare. Io avrei portato delle zucchine lesse. Ti ringrazio, cara Cinzina, ma io le zucchine non le mangio. Perché vedi, le zucchine sono per malati. E noi in questa casa si sta un pochino meglio. Siamo morti. Comunque, questi troiai mangiategli pure. Io ho già deciso. Ho stabilito di farmi una pomarola. E me la fo. Oh, Gino, che versi tu fai? E che tu pretendi dai culo? Una romanza? L'ha fatto da mangiare fino all'altro giorno. E con di molto zenzero la fo, la pomarola. Soffritto. Questo è del soffritto. O come? Con una morta in casa e si sono messi a fare soffritto. E sa, sono tutti di là, eh? Tu vedessi anche tu e viene a portarti qualche cosa a mangiare. Mi boia di là. A pane e acqua mi terrebbe se potesse. Quella Gigio. Chi va là? Ciao, nonno. Sono venuto a salutarti, c'è anche la Cinzia. Buonasera, Annibale. E Lelì chi è? Come chi è Lelì? È la Cinzia, la mia moglie. O che è possibile te la devo presentare tutte le volte? Tua moglie? Che dal mio nipote lei, signorina? Io vado a dare una mano in cucina.
Buonasera, Annibale. In te la va ora, quella lì? Oh, la lascia solo a giro per la casa, eh? Capito? A nasiare. Dei forestieri non ci si può fidare. Ma che forestieri, no? Non è la mia moglie. Quante volte te lo devo dire? Oh, e le belle tre volte, eh? Che a me mi figliano soldi dai portafogli in questa casa, capito? Non piace, dammi un bacino, gna? Tieni. Per bene dammelo. Oh no, non tu sei mia una donna, eh? Ma che mi porteresti a casa tua con te? Ma per le preparare anche le valigie io. Magari, non tu lo sa sto in casa cosa c'eri? Che è una casa grande. Se allargo le braccia al salotto, con questa mano annaffio fino in terrazza e con quest'altra tiro la catena di cesso. O mi fuma qui dentro, se no poi a me stanotte mi frizza i polmoni, capito? No, no. Oh. Ascolta, le daresti 50.000 lire. E se ne do 10, ma tu mi fai la barba però adesso. Facciamo una cosa. Se ne piglio 50, ti avanzi 5 barbe. Vai. Ma come tu facevi idea a sapere che il portafoglio e lo tengo lì dentro io? E mo adesso cosa stai facendo? Aspetta, mamma, mi sei slacciata la scarpina. Faustino, ma siete già tornati, ma non dovevi. È lui, Faustino, che mi dà il tormento. Vuol rivedere la Dele a tutti i costi. Buonasera, sono venuto a vedere la Dele, è sempre stato molto buono come la Dele. Gli ho portato i gigli bianchi. Sì, buonasera. Tanto ce n'è poi di gigli in questa casa. Faustino, ma cosa stai facendo? Sto cercando un vaso per metterci dentro i gigli, mamma. Eccolo, Faustino. Ci vorrebbe anche l'acqua, se no muoiono subito. Facci te a riempirlo in bagno. Dopo chiudi bene il rubinetto, mi raccomando, eh? Oh, che non succeda come quella volta a casa dello zio Carletto! Appunto! Fai piano, non correre così forte! Lascialo perdere, come un bambino. Un bambino che da un po' di tempo a questa parte non fa che toccarsi. Pensa che la sera davanti alla televisione, appena vedo una cantante, una presentatrice, una valletta, ah, oh, lui non fa distinzioni e basta si veda un pezzetto di coscia, piglia, si slaccia e parte. Ma anche se c'è gente, sembra in catalessi. Luciano mi ha lavato i capelli, vedi? E ora glieli sto asciugando col phon, senti? Un modello a doppia potenza! Sì, questo è 1200, per esempio. Però forse è meglio così, eh? Fa meno rumore, anche per rispetto alla Delina. Sul divano un dipettere grande da mare. L'ho fatto un buco e mezzo per infilarglielo in testa, tipo concio. Appena vedo che si slaccia, lo copro con pelo. Dimmo, cos'altro si può fare? C'è la Sandra nudo in bagno e Luciano che l'asciuga. Di là, vai nel bagnetto di cucina. Di cucina. Lo so, povere creatura. Anche loro hanno un sentimento. Questo cammino di quando è? Di quando l'hanno fatto. Sta qui per bellezza. Ormai di bello non ci sa che è qui. Ma che Danilo! Sei Danilo, sì, amico! Sì, amico sì, mio! Sì, come sta tuo bimbo? Sì, Arturino, Arturino, Arturino! Anche io lo voglio fare un bimbo! Sì, un bimbo, sì, bimbo, sì, bimbo, sì. Bimbo, bimbo, oh, bimbo! Oh, non è con me, eh! Oh! Mamma! Mamma, mamma! Questa porta andrebbe riparata, mi sa che si incanta. Mamma, mamma! Io e Danilo abbiamo la stessa età, vero? Sì, perché? Come perché? Lui ne ha già due, io quando è che lo faccio un figlio, mamma? Faustino, te l'ho già detto, a te, te lo devo prenotare. Prenota pure, ma se non trombo, se non trombo, se non trombo, non lo posso avere un bimbo io! Zitto, vai subito a mettere l'acqua dentro il vaso! Va bene, dopo dico anche una gran bella preghiera, così vado in paradiso come la zia Maria. Ma dove sei stato poi oggi pomeriggio? Perché? Ha telefonato a casa i Borghini e ti cercava. E allora? Non siamo neanche andati a comprare i plantarini per Arturo perché avevi detto che andavi da lui per quel lavoro oggi. Sì, lo so che l'avevo detto. E allora? E allora lo chiedo io a te. Con una giornata di merda così mi è passato di mente, va bene? Va bene, ma dove sei stata allora? Da un'altra parte. O mi ci voleva il permesso tuo del signor Borghini per andarci? Ma... Non mi stressare! Saltare.
cugino vuole che stiri io. No, no. Sarà stato due mesi che questa roba era qui. La Vele diceva sempre, quando sto meglio la stiro. Oh, come si fa a aprire questa porta? C'è tanti modi. Uno è questo. Cugino! Ho fatto molto, molto bene a spostarmi. Mi ha fatto paura, Gino. Per poco non prende in faccia Faustino. Mica per nulla, Fai solitario, libero? Sì. Da solo? È per forza. Oh. Lo conosci questo Game Boy? Accidenti all'elettronica che mi ha creata. Ed è sottile, l'hai saputo? Sì. Pensa, anche lui dice che è tornato apposta per dar l'ultimo saluto alla Adele. Già. Gino ci deve essere rimasto proprio male, ma infatti per me sta come sta anche per quello. Certo, un amore che regge ancora dopo 40 anni a migliaia di chilometri di distanza è proprio amore. Ma come avrà fatto a saperlo così da lontano che era morta? Per me gliel'ha detto il cuore. Se penso alla vita che ha fatto la povera Adele e a come è morta, certe volte penso che avrebbe fatto meglio a sposare il sottile. Oh, Adelina, scusa, ma senti che cosa sto dicendo. Povero Gino, ci mancava anche il sottile. Come se ce n'avesse poche di rimorse, quello lì. E ma cos'è questo odore, Bruna? Eh? Si può sapere cosa state facendo? C'è qualcosa che brucicchia. Gino, che si lascia il ferro rovente sopra... T'ha bruciato la manica. Vorrà dire me ne metterò a mani orte da qui in là. Senti che discorsi. Cinzia, posso sapere cosa fai? Mi ha chiesto di fargli le patate a sbuffo. Me le faceva sempre anche la Adelì. Ora tu fai le patate a sbuffo, ci vuole due ore minimo. E me l'ha chiesto lui. Pomodori, patate e funghi porcini secchi ci mette. Fra un po' arriva gente e qui sembra di stare in trattoria. Senti come va giù, sembra un discesa. Ecco, ricominciano le visite. Cinzia, lascia stare le patate e vai a aprire le finestre. Faustino, ti levi di torno con questo vasino che mi avresti anche un po' rotto, Libero? Ti dispiacerebbe darti una scossa e andare ad aprire? Forza! Condoglianze. Veramente? Condoglianze. Libero. Hai visto com'è giù? Non l'ho mai visto così. Coraggio. Ti incula da uno dei nervi, sicché. Come stai? Danilo, non ti si dice nulla. Tanto qualunque cosa ti si dica. Serve a nulla, sicché. Allora state zitti. Ho battuto il record! Signora Nardoni, signorine. Accidenti, com'è abbronzato. E il vestito? Sembra un po' compra. Chantal? Oui, merci. S'il vous plaît, ma cherchez les enfants. Oui, je suis en train de les chercher. Je vais suite, suite. Vite, però. Sono andati persino in Africa a raccattare i cocci del loro matrimonio. Ma quando li è rotto, li è rotto. E infatti adesso si separano, lo sanno tutti, sicché. E voi bambine come state? Così, così. Ma che è successo? Quelle stronzine mi hanno fatto paura. Chantal. C'è meglio. Annibale. Poverino. Come state? Ma chi sono queste tre befane? Secondo me è completamente rincoglionito il vecchio. Brunina bellina. Non ci si aveva neanche il coraggio di venire. E infatti siamo venute in tre per farci coraggio. Visto come per me è bella. Non fa punto effetto. È sempre stata tanto bellina. Guarda, pare una diva di Hollywood. Da ragazze la si chiamava la Lollo di Pontassieve. Anche a te ti vedo bene, però. Tu c'hai una bella pelle. Sei mai stata belloccia così? E si vede, mi fa bene il dolore. Bruna, noi si va. Si torna domani. Qualsiasi cosa, mi raccomando. Non fare complimenti, eh. Venite, vi accompagno. Così si saluta Gino. Ciao, Gino. Grazie. Gino è in cucina, non la vuol vedere. Da quando è la Fosca l'abbiamo vestita, non l'ha più voluta vedere. Allora lasciamo fare. Il caramello, va a comprare la luce. Sì, Il Yassemon Le Masque. Ma allora, cercetele, il gran balcone. Dammi la maschera.
Il gran balcone. Marimma, permesso. Samantha, mi dai quella calimba? Sono decapitati i gigli. Sono lignum questi, costano di più. Ma sempre così voi due, anche stamane avete schiacciato il cuscino del dottor Masi con le ruote del furgone. Sono rotti lignum. Ma signora, se chiudi la porta mentre si passa però. Sì, sì, vabbè, ma guarda che peccato. Tutti i fiori decapitati. Libero come va. Grazie, venite, vi accompagno di là. Seguitemi. Non saltellate, ragazze. Ah, è venuta anche lei? Allora, noi si va. Buonasera Celeste. Arrivederci. Condoglianze. Giusura, dai, smetta. Giusura, dai, smetti di saltare. Flavia, ma come ti è venuto in mente? Tieni, la freccia dei due mari, giovedì, alle 17:30. Vado di là a salutare. No, Samantha, i leoni sono in West Africa, mentre noi eravamo in East Africa. E gli elefanti? No, perché sono in West Africa anche quelli. E allora che avete visto? E se visto tedeschi, inglesi, italiani, di quelli in East Africa ce n'è quanto ti pare. Ma che pizza! Vuoi avere un bicchiere d'acqua? Grazie. Gino, che fai? Piangi? Lo so, sono di Dio. Mentre sono tutti di là a salutarla, io sono qui. Come un vecchio imbecille e vigliacco. La verina vi c'era sempre. Gli spaghetti nell'acqua vanno interi. Ma io, duro, ho sempre fatto a modo mio. Vedi, gli spezzo. Ma sta battendo, no? La zia ha sempre sofferto di circolazione alle gambe. La lo diceva sempre. Appena mi rimetto, la voglio fare anch'io un po' di ginnastica alla palestra di Flavio. Questi due. Aveva visto che alla mamma gli avevano fatto benissimo i corsi di stretching. Ora in settimana, se c'è posto, vorrei cominciare anch'io. C'è posto? Mi dispiace, ma la palestra la chiudo. Perché? Ne apro una bellissima a Riccione, con sauna, piscina, solario. È una scelta di vita. Condoglianze. Sentite, condoglianze. Non ce la faccio neanche più. Ti desidero da impazzire. Vai via. Oh, Sonia. Sasha. Mi dispiace tanto, Bruno. Andate di là. Bruna, oggi mi sono toccato due volte pensando a te. Io pazzo, vai via. Vai via. Sì. Condoglianze. Tanto qua giù ormai è morto ogni cosa. Sì, sì. Cristo prende, Cristo dà. La mamma dice che domani viene anche il sottile. Lo sappiamo, è tornato apposta dall'Argentina. Dice, sono scesi al Grand Hotel. Cosa vuol dire scesi? Silvia, la moglie. Beh, ma quale moglie? Mamma, lo so. Bellissima, 40 anni più giovane di lui. Attrice, cantante, non si sa. Famosa in Argentina, come la Carrà. Di nome pare faccia valore. Ma come c'è finito i sottili con un'attrice? Non faceva le borse. Sicuramente, ha fatto miliardi con le finte gocce. Svede, ha conosciuto lei e con tutti i miliardi che ha, l'ha lanciata nel cinema. Che peccato pensare che l'Adele, se solo l'avesse voluto. Ti ricordi, era tanto innamorato. E poi bello. Era proprio cotto dell'Adele. Innamorato fradicio. Ma cosa volete che vi dica? Se è tornato adesso dopo 40 anni, qualcosa vorrà dire o no? Che c'è sempre la Dele in fondo al cuore. No, la mamma diceva, certo se la vede ora con questi caccagni di fuori.
Che cazzo fai? Controlli? Qualcuno vuole ancora questi biscotti? No, no, grazie. Babbo, ma così ci fai venire sonno? Sono le 10 passate, sarebbe anche l'ora, no? Io ho fame. Ma scusa, c'erano biscotti. Ma io ho fame di gelato. La pillola. Pensa per te piuttosto. Per me c'hanno quello che pensavo, vai. Ci hanno pensato così, non la so, il padre eterno. Povera velina mia. Sai, io l'ho portata da medico specialista. E poi è morto uguale. E si vede che speciali speciali non dovevano essere anche loro. Però si fanno pagare come se lo fossero. Io questa pillola non la piglio. No. Se avessi avuto soldi e sottili, vedi, l'avrei portata anche la media. Magari, chi lo sa. E invece, con quelle due insenucce di merda, mi riesci io di spedirla, sì, ma paradiso, sai. Ammesso che ci sia. Sono 2000 anni che ne parlano. Ma cosa ci saranno? Tu dici, eh? Quando è quella bottiglia da mano di prima? E metto il naso. La vista. Danilo, vai. Se ti vuoi riposare un pochinino, ci si sta noi qui con la mamma. Non c'ho sonno. Se mai può fumare la sigaretta di là, vai. Poi dopo torno. Certo, Danilo in tutto il giorno non si è quasi mai staccato dalla sua mamma. Da lui non me l'aspettavo. È proprio sconvolto, sì. Mi tacchere a farlo bere adesso. Vado un po' in terrazza. Fumi, eh? Perché non si vede? Fuma, fuma. Fumo sì. Bravo. Io, per esempio, ho smesso di fumare 10 anni fa. Mi faceva male, ho smesso. Allora, zio, rincomincia, guarda come tu sei ridotto. Si sono addormentate. Che faccio, le sveglio? No, dai, tanto tra un po' le porto via. Sono stanchissimo oggi, guarda, tra i viaggi e tutto. Almeno te te la sei goduta un po' d'Africa. Lo sa, anche lì ormai lui si fa tutto come se ce l'avesse ordinato il dottore. Ma quando poi la Sandra è andata a quel seminario della Bartozzini, ogni giorno ce n'è una nuova. E l'ultima è sempre la più importante. Ora, per esempio, la novità è che bisogna uscire dalla propria routine per ritrovare se stessi. E se io a un dato punto fosse abbastanza soddisfatto di me stesso che sono? Nulla, bisogna che esca dalla routine uguale. Infatti io in Africa ci sono andata anche perché se no lei la dice sempre che la boicotto. Ma dimmi te se questo era il momento di partire, eh? E questi vestiti? Ma non c'è stato verso di convincerla ad andare a casa a cambiarsi. Perché tanto lei dice sempre, l'aspetto esteriore non conta. E allora se non conta perché tu fai di tutto per farti notare, dico io. Comunque, se questo è l'unico modo per stare assieme a lei, pazienza. A un dato punto. Cinzia, lo sai tenere un segreto? Che te e Luciano vi separate? Ecco, a me queste sono le cose che mi buttano letteralmente di fuori. Ancora non si è detta a nessuno e già lo sanno tutti. Comunque, rimangono fregati. Perché intanto non ci si separa finché la bambina non avrà un'età per accettare il trauma della separazione. Sicché, finché la Samantha non ha 15 anni, non se ne parla. E comunque noi per sicurezza si aspetta 18. Ah, sicché fra 13 anni vi separate? Sì, così quando la bambina avrà 21 anni si può divorziare.
Vedrai, bisogna passino 3 anni. Ora vabbè, che c'entra? Se Samantha nel frattempo si è sposata, non si lascia mica sola. S'aspetta le nasca il bambino. Ah. Sì, ma 3 anni, non di più. S'è detto con Luciano, finché l'Apo non va all'asilo. L'Apo? Vabbè, io dico l'Apo perché mi piacerebbe come nome. Poi loro lo chiameranno come gli pare. Figurati se io interferisco. E poi ognuno riprende in mano la propria esistenza e ne fa quello che vuole. Te l'ho detto, rimangono fregati. Oggi ho visto il maresciallo De Rosa. Bella figa anche lui, sì. Io e il maresciallo si parla come se fosse fratelli, capito? A me mi dice tante cose, a me, anche sul conto dei tuoi amici. Credi che non lo sappia il maresciallo cosa gira, eh? Quando andate in discoteca. Le pasticche. Tu le pigli anche te le pasticche, zio. Chissà dove li trovano i soldi, i tuoi amici. Che credi che il maresciallo De Rosa non se lo domandi? Io per ora sto dalla tua parte, ma insomma... Ma che cazzo dici? Che fai, mi minacci? Ti minaccio. Imbecille, io mi preoccupo, penso a te. Zio, te t'ha smesso di pensare agli altri 20 anni fa, quando t'ha vinto la prima coppa di ballo liscio. E per 20 anni ti sei fatto i cazzi tua e basta. Te e quell'altra. Per noi in casa, tutti i giorni della settimana era lunedì. Per voi è sempre stato sabato sera. Ora invece t'ha smesso di vincere, tu sei diventato depresso. Tu mi vieni a rompere i coglioni a me? Vai, vai, campione. Vai, vai, vieni. Sì, meglio che me ne vado. Farvi bene te è come dare il concime alle colonne. Cinzia, che dici, io le porterei a casa? Sì, vai, così passo dalla Marta e prendo anche Arturino. Io ti raggiungo fra un po'. Va bene. Comunque sono tutti discorsi. Basta che te con Luciano non faccia lo stesso errore mio. Io col tuo babbo sono partita a chiudere. I primi anni di fidanzamento in casa, le regole le ho fatte io. Quando si usciva la sera, per esempio, massimo dell'intimità, me lo prendevo in mano. Partendo così in un rapporto, dove vuoi andare? Mamma, ma che dici? Io col tuo babbo certe cose, con la bocca, non l'ho mai fatte. Non lo potevo neanche concepire. Lui avrebbe voluto, però io col libero non mi sono mai sentita libera. Te, per esempio, quanti uomini hai avuto? Prima di Luciano? Prima, dopo, durante. 4. Beh, 3, perché uno era platonico. 3 soli. Allora tu sei bischera come me. Come durante, mamma? Comunque siamo ancora a tempo. In tempo per cosa? Per vivere. Mamma, te stasera mi destabilizzi, eh? E poi Sandra non si inganna nessuno. Anche te e Luciano potete andare in Ghana, in Alaska, dove pare. Tanto poi si vede. Fratelli. Compagni di scuola. No, mamma, ora m'offendo, eh? Il Sottili. Come il Sottili? Era il luglio del 63. Mi ricordo anche la data. Giovedì 3. Sera al mare, a Rosignano Solveglio e la tele. Gina e Libero arrivavano il sabato e noi si stavamo tutta la settimana soli. Il Sottili doveva partire per l'Argentina. Era venuto al mare di nascosto perché la voleva salutare. Camminava su e giù sotto la pensione, si strusciava lungo i muri come un gatto in calore. Io e la Dele non si riusciva a chiudere occhio. L'era parecchio combattuta. Vo, un voi, che fo, eh? E io allora, fermati, non t'azzardare a scendere, sai. Ci parlo io. Scesi, lui farfugliava. Lo presi per la cintura dei pantaloni. Lascia sta la mia sorella, sai. Poi cosa ci prese non lo so. Là sui bagnasciuga. E sensi. Ci travolsero senza tutte e due. Ti ricordi Burt Lancaster nel film Da qui all'eternità? Come si chiamava quell'altra attrice? Deborah Kerr. Preciso. Io e lui a rotoloni uguale. Mamma, te però così sei un'altra. Non ti riconosco più. Adele, te l'ho detto, io non rinuncio. Il mio dovere lo faccio fino in fondo, ti sotterro, ma poi parto. Vuoi ragione. Seguo la vita. Ah.
sono le 4 e quello stronzo ancora non si vede. Non ci passerà mica la sola. Lo ruppo tutto. Lo smondo a Pinocchio. Ma chi, Danilo? No, fracazzo da vellino. Vieni, vieni. E non gli pare il bello di venire. Guarda, lo dice anche Pinocchio. Bel Danubio blu. Ma è un valzer. Lo so, Don Vincenzo, ma la Sandra è convinta che alla Dele gli farebbe piacere ascoltare questo. Ma è un funerale. Non è mica una festa da ballo. Don Vincenzo, se è per questo, per inciso, in Ghana i funerali durano 3 giorni e suonano, cantano e ballano. In Ghana hanno a fare quello che vogliono. Qui siamo in Italia e il repertorio è questo. Se no suoniamo gli umbuchi. Così la va più alle Gran Paradiso. Diglielo alla Bruna. Si è ingrullito tanto, perché è delicato, di seta, ma è tornato proprio bene. E questo è quello di Libero. Ah sì, la mamma dice che c'è anche questo. Aveva insistito tanto la Bruna per averlo pronto per giovedì. Non so se sarà il caso di portarlo proprio oggi. Cosa aveva sotto quella garza quella signora? È un buchino, Samantha. E perché lì è venuto? È perché ogni tanto grandi purtroppo vengono. Ah, ma tipo tumore? Sì, era di cattivo umore, sì. Beh, ho detto tumore. Sta zitta e cammina, dottoressa. A proposito, Luciano, stamattina l'ha chiamato la signora Bellini e le ha detto la permanente e tu gliela fai tu nulla. Sì, e gliela farò dopo il funerale. Ma però, ti ha retto bene il colore dei capelli in Africa? Sì, o Sasha, mi ha retto bene. C'ho dei riflessi lamati, sembro la milpa. La tinta col sole so se da si sale. Oh, bambine, io qua sono belle cotta. Sonia, che lo spegni te, Pier Silvio? Sì, lo fu io. E mi ha detto la Mercedes che Gino ci è rimasto proprio male male, vero? Pensa, all'inizio un vedovo è difficile, che ci rimanga proprio bene bene. Sarà anche un po' giù per questa storia di Sottili. All'epoca le tentò tutte per strappare a Gino la povera Adele e poi gli toccò andare via senza di lei e senza una lira in tasca. E ora che lei è morta e lui è vedovo, torna in compagnia di un'attrice e si piazza all'Hotel Granduca, come fanno i signori. Hotel del Granduca? Ma se sono la pensione capinera. Ma chi? Il Sottili, che è tornato perché dice che abbia perso ogni cosa. E poi non sta neanche tanto bene, eh. Anzi, sembra che stia lì lì per... Non me lo dire. Con lui anche quella mezza... attrice. Non mi fate parlare. Hai un'umidità espantosa qua dentro. Y mira el colchón, está mojado. Me duelen todos los huesos. Qué horror, este cuarto huele a guardado. ¿Vos no lo sentís? Y mira la loseta, está llena de mierda de pichones. Me voy a Italia a darme la gran vida. Así le decía yo a mis amigas. Para mí, que Italia está llena de pichones. Oh, che sei scemo a chiudere? No! Mi dispiace per il pennacchio, ma d'altra parte mi sono visto cascare la corona addosso, c'era anche la bambina. Ma non è un pennacchio, è la Real Cresta del 1870 che la ditta la fa. Babbo, che cos'è un pennacchio? È la Real Cresta. No, Samantha, hai capito che non è un pennacchio, è la Real Cresta. È del 1870 che la ditta la fa. Se il principale si accorge e sta in rotta una, ci spella lì. E poi ci pensa... Si è chiuso nel cesso. Chi? Gino. Adesso provo a cacciare. Volontariamente. Ma no, gli si è rotta la chiave nella toppa. Ah, bravo, mettili di là. Ho preso anche Gino, questo perché mi hanno detto era pronto. Sì, sì, va bene. Senti, pensaci tu a lui. Adesso ci penso io. Meno male era di seta. Samantha, vuoi andare sul terrazzo? Fa caldo in terrazzo. Sì, va bene. E che succede di là in casa? Babino, ora non è proprio il caso di uscire, eh? Ah, ma le camicia, dammi l'ordine anche te ora. Flavio. Gino, non vorrei peggiorare le cose. Telefono al fabbro. Ma te, per piacere, stai calmo, eh? È 60 anni non mi riesce. Figuriamoci se imparo oggi. No, e invece però, zio Gino, bisogna che tu ti sforzi, eh? Sforzo una sega. E siccome per mia soverchia stupidità
mi sono chiuso nel bagno, piglierò una decisione repentina. Mi fo la barba e canto. E tutti mi dicono... Samantha, si va di là in salotto facendo la televisione bassa bassa, No, la bambina ha la sua ora precisa, per la televisione. Non cominciamo, Ma io voglio restare qui a sentire le parolacce dello zio. Appunto, allora forza, fila subito davanti alla televisione. Tanto bambini persi per persi, forza! No, puzzone carognone. Non si dicono queste parolacce, dai, vieni con me. Programma lo scena. Io c'ho perduta una persona cara. Ma Gino, ma questi tonfi non saranno mica attestate, per favore? Il tempo bisogna batterlo in qualche modo, no? Ma non c'è una sega elettrica in questa casa. Madonna, ma hanno chiuso la porta. Che gli è successo, maledetto? È vero se hai chiuso il gabinetto e la Gigi? E che c'è, la tartaruga? O che avete messo il capo fuori dal guscio? Che volete me lo faccia riettare dentro con qualche pedata nel culo? Samantha! Oggi no, ma gentilmente. Annibale, perché non tornate in camera vostra, che forse è meglio, Ma e c'è il mio vaso da notte lì dentro? Se poi mi scappa di fare un gocciolino d'acqua, te lo puoi! Addosso! E spero anche a buccia affoghi! Ma Ogino, ma almeno cerchiamo di non trascendere. Attivo, Orti! Tu sei attivo! Tu sei sempre stato attivo e tu morirai attivo. Annibale, ma per favore, c'è gente. Sì, ma è chiaro, va a farla. E tutti mi dicono ma... Luciano, io sono appena arrivata e non si sente che vuoi. Ma te ne rendi conto della figura che si sta facendo, sì o no? Sì, Sandra, e allora se vuoi essere d'aiuto, piglia e riporti il nonno in camera invece di salire subito in cattedra. Sì, Luciano, io il nonno lo riporto anche di là in camera, ma il tono della voce potrebbe essere anche un po' più gentile, veramente, Sandra, io non lo so se tu ti rendi esattamente conto di che cosa sta succedendo. Siccome sono scema, spiegamelo te. Ipso fatto. Sta succedendo che mentre di là ricomincia a venire gente, di qua lo zio Gino, rimasto accidentalmente chiuso nel cessetto, canta Maremma Mara, battendo probabilmente la testa contro il muro per tenere il tempo, mentre il nonnino è qui che fomenta, invece di essere laddove, del tutto normalmente, t'ho chiesto di riportarlo sia in camera sua. È tanto semplice! No, non me l'hai chiesto normalmente, Luciano. Se no da qui in avanti ti registro, poi tu ti risenti. Sandra, se tu la metti su questo piano, allora vorrà dire che da qui in avanti mi registra anch'io e poi tu mi risenti, va bene? Luciano, senti, i nervi sono già tirati. Cerchiamo di non romperli, va bene? Sandrina, io te lo dico, se si continua di questo passo, noi non ci si arriva ai 24 anni della bambina. Io t'avverto, Luciano, senti, ora porto di là il nonno, si sotterra la zia e poi se ne riparla, va bene? Va bene. No, non va bene. E allora non ti va bene, va bene? Noemi, sì. Ora noi due si finisce un attimo di litigare, poi si riapre la stanza al pubblico, va bene? Grazie. No, non va bene, perché sono io che ti dico che poi se ne riparla e come, va bene? Va bene. Non pensare mica che abbia paura di fare un confronto, Anzi, non vedo l'ora, guarda. Annibale, venite qui. Dammi un bacino, Sandra. Annibale, ma vi sembra questo il momento di baciare? No, ditemelo voi. Ho trovato il fabbro. Dici fuori. Non torni mai. Non trovo più nulla ormai. E sia male. Ma. Ma che si esce ma chiude la porta da fuori? Io? Tu lo sai che da dentro non si riapre, cazzo di Buddha! Guarda, io a te non ti rispondo neanche! E da 50.000 lire avanzo 5 barbe! E poi comunque sappi che Buddha è ciascuno di noi, sicché tu ha offeso te stesso! Ha inteso! Perché ha portato fuori il nonno? Ma che ce l'avete tutti con me oggi? No, ditelo, così una lo sa, Ho questo. E che mi scarichi, Isa! Se tu la pigli secca, tu verrai e sta urbun tu la fai. Perché sta ancora chiuso dentro? Ma allora siete proprio degli incapaci. Non vuoi far più piano con questo trapiccolo? C'è gente! Bruna, li senti questi tonfi del gabinetto? E Gino che batte il capo negli spigoli. Ebbene non li fa. Sicché le metti dai coglioni in punto di piedi e zitta! Vedo tu hai ripreso la pillola, Un po' più coglioni, sta tranquillo. Giovedì, regione. E sia male. Ah!
Madonna. Ci siamo, Gino! Hai capito? Gino! È quasi finito! Ma io non da più sei minuti! Ora rispondi, Bobbo! Ginino! Non fare il biscaro! C'è finito, no? Ci capito, siamo! Gino! Bobbo, e che ti ha fatto? Se senti un tonfo e ti si chiamava, perché non ti ci hai risposto? E si vede non avevo nulla da dire in quel momento. Ma tirati su almeno, dai. Ho sete. Vuoi che ti faccia un caffè forte? Ho detto sete, no che mi voglio svegliare. Tirati sulla patta, lo vedi almeno, tu sei tutto sbottonato lì. Meglio, un po' d'aria fa buono a queste lande desolate. Eh? Oh, guarda. Tu dici certe cose anche a te, Gino. Oh, Gino, ci hai fatto fare un casino, accidenti a te. Gino, la patta però. Babbo, nonno, zio, mi sono messa il vestito da ballo della nonna Bruna. Lei è la fattina rossa, io sono la damina nera. Siamo bellissime. Samantha! Samantha, apri quel vestito! Samantha! Cretina, apri quel vestito! Adesso! Apri quel vestito! Babbo, papà, mi ha fatto male qui. Mamma! Tesoro, è buono. Le mani addosso a Samantha no, eh? Ho fatto male. Oh, Bruna, ma che sei diventata grulla? Ma che sei te la nipote o tu sei la nonna? Sono sparite le scarpe della Adele. Scusate, ma qualcuno ha rubato le scarpe della Adele. Le scarpe? Come le scarpe? Quando il mondo è così, diventa una presa di culo financo il respirare. Quando gli alzi? Grazie. Luciano, è inutile che tu continui a fare quella faccia, io te lo dico, eh? La faccio perché siccome te mi critichi sempre per come mi comporto, voglio vedere cosa avrai il coraggio di dire te oggi sul comportamento di Bruna. Che c'entra oggi? Oggi era nervosa e non va criticata. Ecco, lo vedi come sei te, c'è sempre una giustificazione per tutti tranne che per me. Per me sono critiche, dimmi se ti sembra normale. E allora, Luciano, ripartiamo da capo, andiamo fino al fondo, no? A 2 ore dal funerale della zia tu vuoi andare fino in fondo? Luciano, diciamocelo francamente, tra noi c'è stata una caduta del desiderio, ammettilo. No, cara, no, a te ti è caduto, a me non mi è cascato proprio niente. Anzi, solo che te dici sempre così, alla fine è diventato Vangelo anche per me. E prima l'hai detto in privato, va bene, e poi in pubblico, a parenti e amici, è tutta a criticarmi, è tutta a compatirmi. Poi la tua amica, la più stronza, l'analista, che ci ha fatto fare quella terapia di gruppo lì dalla Bartozzini con tutti quelli infelici intorno, ne presa l'assistite per il disagio, pensa a te. Per forza, somatizzavi il rifiuto. Perché la differenza fra me e te è questa, che io quando vedo un problema non mi sottraggo, non mi proteggo, mi confronto, confondo all'abisso, costi quel che costa. Te invece che fai? Sì, o somatizzo o rimuovo, che lo saprò, come l'ha già detto 500.000 volte, Sandra, ha dato punto, due palle. Due palle? Ecco, questa è la prova del 9, che parlare con te è fiato sprecato, perché se uno non ha la consapevolezza dei propri problemi, non li può risolvere, questa è la verità. Rispondi al telefono, sono in bagno. Buonasera, studio della dottoressa Bartozzini. Volevamo la conferma, prego. Ma che cosa stai dicendo? La verità. Forse non mi sono sto spiegata. Dicendo la verità, Luciano. Studio della dottoressa Bartozzini. Zitta. Sei... Te deve stare zitta. Che hai detto, scusa? Che deve stare zitta. Zitta. Shh, zitta. Va bene? Luciano, sei impazzito. Ci abbiamo dei sentimenti dentro, veri. Per cui non lo so, magari succede che io ti voglio bene e non lo so più dire. Perché te continui a buttarla a parole, frasi fatte, per cui a me mi si mescola tutto. E allora o che siano offeso, o che siano complimenti, c'hanno tutti lo stesso suono. Il nostro non è un rapporto, è una cantilena. E uno sente una cantilena, che cosa fa? Le si chiudono gli occhi e dorme. Sandrina, ma di che si sta parlando noi mentre ci passi il tempo? La zia Adele è morta l'altro ieri. E tra una cosa e l'altra ancora non siamo riusciti a trovare il tempo per piangerla come avrebbe meritato. Questa è la verità, altro che l'Africa. Eccoli, guarda, arrivano Blues Brothers. Quella sì che sembrano un lutto. Danilo. Oh. Di là mi chiedono tutti di te. Può venire? No, li guardo da qui. Guarda Bellini, guarda, come sembrano interessati. I 10 che ne arriva ce ne sarà uno che gli frega qualcosa della mamma. E sti bischeri. Sì, però così tutti in sudici, tutti in vestito. Infatti, vo' di là, vai. Thank you.
braccio di ferro, vieni qua, braccio di ferro. Guarda, prima e dopo la cura, guarda. Vogliamo, andiamo. Volendo potremo. Condoglianze, cara. Ciao. Davvero? Una festa? No. Da quando l'hanno vestita? Secondo me diventa ridere. L'hai visto il vestitino? Adesso guarda. È tornata. Bellissimo. Sì. Quando li ripiglio da lei? No, non va mia bene così. Te ti devi ripigliare anche alla svelta. Penso al tuo povero babbo. Coraggio, eh. Posso parlarti un attimo? Dove? Mamma, mamma! Guarda che c'è! Il citro, il tincture, la faina, il can! Il can mi ha detto che mi porta a trombare! Vai subito in camera di nonno Annibale! E guai a te! Sì. Oh, chi va là? Oh, amici! Condoglianze. Grazie. Lì però, guardo un po' che c'è. Te resta con Gino. Va bene. Chi è? Gli amici di Danilo. Libero. Entrate qua. Per favore. Permesso? Ma proprio oggi dovevate venire, eh? Oggi o domani è uguale, c'è Danilo. È il funerale della sua mamma, che dite, ci sarà, no? E allora cosa volete? Siamo da portargli le condoglianze. Ecco, bravo, lasciale qui e andate fuori dai coglioni. Ma perché a noi non ci vuole mai bene nessuno? Perché qui c'è tutta gente spiritosa, capito? Anche il signore è un uomo di spirito. Se gli è fuoco, sai come brucia questo? Senti, carino, te queste cose in questa casa non le dici. Se non mi ne vuoi la cinghia, ve le do tutti, chiaro? E leva della sta ciglia, al massimo da seccare i pantaloni. Andate via, se non vi sparo nel viso! Mi metterà a piangere. E se non fosse carico, il fucile? Questo lo posso usare in tanti modi! Ma io lo strozzo questo! Oh! Condoglianze. Condoglianze. Condoglianze anche a voi. Andiamo via, vai. Andiamo via. Andiamo, Citroen, dai. Che sono parenti? Prosit. Sono andati via. Chi? I tuoi amici. Tu puoi stare tranquillo. Ma che cazzo dici? Io sono venuto di qua perché mi danno il profumo. Tutta la gente. La sua mamma, lampadari di cristallo, li avrebbe messi dappertutto. Negli ultimi tempi quello di là in camera stava a guardarlo per delle ore. Lo sa cosa mi disse una notte? Quando sento i cani che mi mordono dentro, io per non urlare mi fisso su quel lampadario lì. E dopo un po' mi sembra che comincia a girare. Sento una musica dolce e mi sembra di essere a corte, a Vienna. E che vuol ridere, Cinzia? Sogno di ballare in valse con un principe. Certo, la mamma è sempre stata una romantica. Bello però, no? Sono proprio una testa di cazzo, eh? Un pochino sì. Anche a Futura. Gli si è messo questo nome, ma se non gli si vuole bene, che futuro può avere? Cinzia, ma a te mi vuoi bene? Tu vedrai se sono qui. Abbracciami. Ah, ci siete voi? Sì. No, perché l'avevo fatto stirare. Ah, scusa, zio. Scusaci, ora si esce subito. Urba! Oh, Cirillo, ma senza urba in due. Grazie.
metto queste di scarpe, sono più comode. Se no, al cimitero con i tacchi sul ghiaino non ci cammino. Non ne puoi più di me, eh? Olivero, ma che vuoi litigare? Ma tu c'hai ragione, c'hai ragione. Ma te ti salvi sempre, perché te c'hai l'istinto. L'ha presa la pillola oggi? Come ce l'ho presa? Ho una chiarezza dentro come se fosse giorno fatto. Dimmi la verità, Bruna. C'è già qualcuno o tu ci pensi e basta? Senti che discorsi. Con la mia sorella morta di là c'è giusto il tempo di pensare agli uomini. No, perché tu ci pensi, l'ho capito da un pezzo. Oh, tu sei rifiorita tutto un tratto. E merito mio non è di certo. In fondo, se tu avessi un altro, io non sarei neanche tanto sorpreso. Magari anche più giovane. E lo meriteresti. Perché te, Bruna, te non hai mai smesso di volere. Che cosa poi, purtroppo, non ho mai capito. E mi rendo conto che... Infatti, io pido il Prozac. E te ti fai i vestiti rossi. Ammettiamo che è così. Che hai un altro. Cosa dovrei fare? Prenderti a cazzotti? O dirti no? Tu hai una casa, i nipoti, una famiglia. No! Libera, libera, Bruna! Prima perché ti stimo, poi perché... Perché anche se noi si resta insieme, cosa si fa? Cosa si resta insieme a fare? Noi ormai insieme siamo solo bravi a ballare. Per forza. Il tempo ce lo dà l'orchestra. Libera tutti. Grazie. Buonasera e grazie. Allora? Niente. Le nostre valigie sono in viaggio per New York. Ma com'è possibile? C'è stato un disguido all'aeroporto. Meglio così. Almeno loro vedranno un po' l'America. Non ci sono mai stato. A me, una donna che mi piace moltissimo è la Sandra. O anche tutte quelle che si vedono in televisione. Io le guardo sempre, le guardo. Io invece... Le donne più belle l'ho vista in Arte Italia, sui Carso, quando era fa in militare. C'era queste friulane alte, bionde, di gamba svelta, con quei polpacci sodi. E poi le ridevano. Le avevano tanta fame, povere figliole, ma le ridevano sempre. E come gli ballava le poppe. E sembrava il giorno di Pasqua, quando sciolgano le campane, capito? Poi, e tu le stendevi in terra, e loro dicevano, no, mi non voglio mi, ma ti spinsi di più, hai capito? E intanto gli allargava le gambe e le belle osce bianche, attese. È molto bello. Oh, e tu fai? Che ti so che cosa? È molto bello. Rimettilo bello. Dentro il cimbello, sai. Ti ho detto rimettilo dentro. Animale, devo finire, se non mi fa molto male la testolina. Brutto schifoso, che tu sei altro. Sperate che mi tocca a vedere la mia età! Bruna! Oh, Bruna! Che vieni, corri! Scusate, signor Annibale, ma qualcosa gli avrete pur detto, perché lui si ispira sempre a qualcosa, poverino! Molto bello, bello! Povera Adele. Gino, c'è i sottili. Ma che succede? Datemi una cravatta. Che ne so, voce Gino. Per farne cosa della cravatta, Gino? C'è i sottili? Lui c'ha miliardi! Allora se devo incontrare i sottili, datemi una cravatta! Oh, bravo! Tieni, ti do la mia. Dov'è Marcello? Marcello. Marcellino.
Gino, mi dispiace tanto. Gino. Poverina. Marcello. Gino. Lo sai, l'hanno nominato anche a te, prima di morire. Pensa in memoria. L'ho saputo stamattina per caso. Guardavo il giornale e allora sono corso. Ha fatto bene a venire. È di là, non sta lì. Poverina. Ma lo sai, e sono di giorni, sono chiuso in cucina. Non ho il coraggio di andare a guardare. Come fa? Ma ora tu ci sei e mi fa più coraggio. Ma compagni, andiamo. Che tenerezza vederli insieme, che tenerezza. Libero, te lo ricordi? Oh, libero. Cielo. E pensare che da ragazzi non si potevano soffrire. Ma l'hai visti ora? Guardali ora. Che dolcezza vederli insieme. Mamma mia, che dolcezza vederli insieme. Questo è il mio ragazzo, Danilo. A menora, Cinzia. C'hanno una bambina, Futura. E c'è anche un bambino vicino, Arturino. Bellino, bravo. Luciano. Tutto piacere. Il marito della mia nipotina. Luciano, abbi pazienza, ma mi ha fatto tanto piacere, mi sei tornato. Che tenerezza. E lo so, Gino. Bravo, bravo anche te, bravo. Loro sono tornati apposta alla Daffica. Accidenti, la telefonina chi ti ha creato? Insomma, loro dall'Africa, te dall'Argentina, hanno voluto bene in tutto il mondo, alla mia velina. Guarda la Fosca, te la ricordi? Ah, la Fosca. Questo è suo figliolo, Faustino. Ah, devo finire, se mi viene molto, molto, molto male la testa. Bravo, bravo. Certo che sottili ci avrà anche miliardi. Ma da vestiti non si vedono davvero. Condoglianze, Cimino. Condoglianze. Questa è Sandra, la figliola della Bruna. La Bruna, te la ricordi? Bella la gioventù, eh? Quella è noi. Piacere. Marcellino mio non ci sa più. Il sottile. Come il sottile? Era il luglio del 63. Mi ricordo anche la data. Giovedì 3. Marcellino, forza, si va a vedere. Dai, forza. Marcello. Agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo. Bruna, che c'hai? Aprile. Ma cosa? Ad aprile sono 9 mesi, capito? Ma capito cosa? Sono 9 mesi, Luciano. Ma Sandra, ma ti senti bene? Bruna! Calma, Marcello, calma. Calma, Bruna! Mi sente male. Luciano, che ha visto, che ha fatto qui su, diciamo? Annibale, ma che mi sembra il momento? Scusa, anche, ma adesso non posso aprire. Ma chi è? Scusatemi, ma c'è Faustino che... Sandrina, ma cos'hai? Ti senti poco bene? Sì, infatti non sta bene. Allora volevo distenderlo un po' sul letto. Mamma mia, proprio qui dentro. Ma non mi sembra mica il caso. No, infatti non mi sembra proprio il caso, no. Oddio! Comunque c'è pochino, sì, grazie. Sei svelto! Mi dispiace, me l'ho già promessa di là. Sottili è parecchio svenuto. Non bisogno di te. No, no. Resta di sopra. Oh, no, no, no. Anche se Cristina, a non subito! Proprio distrutta la Sandra. Non hai visto, ha avuto un mancamento. Va bene adesso? Sì. Sandra. Oi, Sandra. Luciano, a me mi sta crollando il mondo addosso. Sandrina, ma che hai? Oh, mi sento male, mi tremano le gambe. Vieni, siediti qua, vieni con me. Calma, respira, calma. Dai, togliti questo, stai calmo, mettiti qua, siedi, respira, calma, stai calma.
sei tutta sudata, sei. Oh, Lucia, non hai visto gli occhi del Sottile? L'hai visti sì o no? Sono identici ai miei, lo capisci? Oddio mio, capisci che cosa significa questo, Luciano? Capisci che cos'è questo, che cosa significa? Oddio mio, oddio, Luciano, hai capito? Luciano, ma che fai? Che saporino buono, sai? Eccolo lì lo schifoso! Avete ragione, state zitto per l'amor di Dio! Adesso vi spiego tutto! Che può da spiegare? Un cerraiolo e basta! Luciano, ma ti sembra il momento? Con tutto quello che sta succedendo? Luciano. Ma che cosa sta succedendo? Portate dell'acqua, presto! Sì, sì, sì. Ma con l'acqua sai un po', Fiducia, ma che si rifiuta? Accendi! Ma che fino a svenire proprio la sola sega? Ma, oh, ma che si rifiuta? No, forza! Oh. No. Sembrano due vedovi, uguali, uniti nel dolore. Il dolore rende sempre tutti più buoni. Ma c'è il Sottile, Sì, il Sottile, è svenuto. Accendi, no! Il Sottile, quello che è svenuto prima. Oh, poverino! Ma come si Bruna! Chiama! Oddio, Bruna! Adele la vorrà dire, Bruna è la sorella. Bruna! Oddio, svenuto! Che mi asco un'altra volta, ma c'è... ma portiamola fuori. Se no, tutte le volte che si ripiglia, viene un'altra volta. Ha ragione il notaio con l'acchioni, portiamolo fuori. Portiamolo in salotto. La giuria! Ma c'è l'impegnaio! Non deve essere cervato! Veramente ce l'avrei! Signore, c'è una morte. Signore, attenzione, c'è una morte. Sì, sono arrivati quelli. Parlaci te, voglio qualcuno di casa. Tra l'altro ce n'è uno che mi sta anche sul culo. Gino, la vista, la tua delisa. Ancora non ce l'ho fatta, andare a guardarlo. Ma ora, e vedo se c'è la foto. Guarda, se c'è la foto. Ci parli te con quelli della... Sì. Ostia che batta, fortuna che era già svenuto! Ma era per io per le spalle! E no, è che mi è scivolato! Vai, vai! Attento! Accidenti, piano, piano, mettete qui, piano, piano! Sono arrivati quelli della misericordia! Luciano... Le firmi tu queste carte, Bruna? Io? Perché? Io non mai... Non so... Oh, ragazzi, condoglianze. Grazie. Non so mia devo fare. Tu mi figlieresti a casa tua oggi. Ho due pensioni, più l'accompagnamento. Oscar, hai visto Sandra e Luciano? Ho due volte, li cerco subito. Mi metto in un angolino, scusi, buono, buono. C'ho due valigie sole, qui anche poi ho posto. E te fermo lì, eh? Guai! Oh, io ci resto solo un fiboia di... Basta uno scarabocchio, Bruna. O te o uno della famiglia. È uguale. Non posso. Non ci vedo, non c'ho gli occhiali. Occhiali? Quando mai hai avuto bisogno di occhiali? Allora, chi mi mette questa firma? C'è la penna? Sì. Quindi la metto io. Che dici, Bruna? Si può cominciare a saldare? C'hai degli occhiali? Sì, fate quello che dovete fare. Allora bisognerebbe che tu facessi uscire di camera un po' di gente, perché sai, Bruna, questo è il momento più difficile per voi familiari. Sono tranquillo, sono tranquillo. No! Bruna, corri! No! Vieni di là! Gino, appena visto che sono arrivati quelli della misericordia, è entrato subito in agitazione. Fallo ragionare un pochino te, sono no! dolore. No! M'ho detto no! Mandatelo via, il cattolone! Ha visto Santino? No! Non ne voglio sapere! No! Siamo due pazzi stupendi. Luciano, ti devo dire una cosa importante. Oh, Madonna. Che c'è? No! Siamo rimasti chiusi dentro. Ma dove sono Sandra e Luciano? Forse è meglio che lo convinci a uscire di là, Bruna, non si sa mai. Una volta uno ci ha strappato di mano la fiamma ossidrica. Porta ancora i segni addosso. Questo è anche peggio. Bisogna che qualcuno lo porti fuori di là, eh? Sì. Ci pensi te, Bruna? No, no. Coraggio, Brunina. Ormai ci siamo. Eh sì. Ormai.
ormai ci siamo. Bruna! Brunina! Portami via, Brunina! Vai! Camiseria! Brunino, tu mi sei rimasta e te! Accio e te, Brunina! Sì, balena, così seminate tutta la roba sul pavimento! Sta zitta, te! Che non mi sa nemmeno voluta a casa tua! Ma siete diventato male! Mamma, mamma, perché no? Cristino, zitta te! Coraggio, Bruna. Certo, Annibale non ci sta più con la testa, è partito. Fernando. Bruna, che si deve fare? Qui Sottilio non rinviene, Ma riportatela a casa sua, ma che volete tutti da me? Io ho dell'aceto forte da annusare, lo porto sempre con me. Ecco, brava, provate con quello. Sì. Ci vorrebbe un cardiodone. Con Giuliana ho già provato a usarlo, ma niente, quella prima, se lo ci Questo? No. L'ho trovato intero vicino alla porta, è un biglietto del treno. Sì, sì. Guarda, lo lascio lì sopra, così chi l'ha perso lo ritrova, no? Coraggio. Ma perché lo strappi se non è tuo? Tanto era scaduto. Forza, libero, diamoci da fare. Che nessuno sa darvi a chiudere! Inteso? Nessuno! Così, oh, forza, su. Sì, forza una sega. E si comincia bene. Questo è ancora peggio di quello della fiamma ossidrica. Hai ragione, Gino, ma d'altra parte cosa si deve fare? Forza! Da lei le ho fatti usa, eh! Oh, Ginino, non potrà mica restare aperta per sempre. Tu te ne faccio una ragione, Gino, capito? E 60 anni mi fa una ragione. Ma tanto la vele è molto male, sai? Gino, ma che discorsi fai? E quindi mi riesce a fare? E lasciai venire. E lasciai anche fare. Cosa vuoi fare, Gino? Va a cercare uno spigolo, così ci batto la febbre contro. E vedo se mi levo da coglioni per sempre. Ginino, sta buonino, per piacere, forza. Ora basta, Gino. Credi che la Delia sarebbe contenta se ti vedesse ridotto così? Bisogna escare, se no mi sento male. Lasciami di là, Trino. Spingimi. Non c'ho più forza nelle mani. E voglio vedere per l'ultima volta la tele. Gli voglio dare un bacino al mio bambino. Che ho dato anche 50.000 lire. Dio, vai, Giuseppe. Maresciallo De Rosa? Via! Andate via voi! Tornate domani! Guarda là. Non si potrebbe chiudere subito questa bara? Così non ci si pensa più. Ma perché così? Ah, io non la accendo la fiamma per farmi bruciare un'altra volta. Oh, mo che piacere vedervi qui. Sarà molto contenta anche la famiglia, sa? E poi Gino, poveretto, com'è ridotto. Tutti i giorni è il nostro letto, zitta, a guardare il soffitto e a fare qualche sospiro, ma ogni tanto. Facevo più rumore io, stando bene, che lei con tutto è maladdosso. Per questo bisogna prendere esempio da lei. Non ha mandato noi a nessuno quando era viva. Figuriamoci, ora è morta. Lei è capace di star lì, zitta, ferma, buona buona, al buio, anche per 3 giorni. Ma dopo però! E no, dopo! No, che dopo! Che dopo! Ora la va chiusa, lo vuoi capire? E anche parecchia la smelta! Te, vieni qua, vieni a chiudere questa bara! Gino. In fondo noi facciamo il nostro lavoro. Cerca di capire, no? Sono bravi, Zincano molto, molto, molto bene. Non è mai venuto fuori nessuno da lì? No! Babbo! Io voglio andare via a lei! Cosa sto a fare al mondo senza di lei? E va via, ahimè, non do più onore a nessuno, è bello! Babbo, sta zitto, babbo! Babbo!
E io, babbo, io come fa babbo senza di te? Come fa senza di te? È futuro, Arturino, come fanno senza il nonno, babbo? Hai ragione Danilo, Gino, come fanno senza di te, povere creature? E noi, come si fa senza di te, babbo? Come si fa? Come fanno senza il nonno, come fanno, poverino? Ce l'ha andata, ce l'ha andata. Ora resto solo un Gino, vigilate, capito? Ogni tanto manda una volante sotto casa a controllare, ma abbandonate. Arrivederci, Annibale. Arrivederci. O chi sono quei due? Fatti coraggio, Gino. Dai, Gino. Dai, ti vogliamo tutti bene. Si va bene, Gino. Dai, Gino. Gino, forza, Gino. Forza, Gino. Mai accorta di quanto fosse bella questa vallata, lo sai Adele? Adele, Adele, Adelina, sorellina. Oh. Permesso, grazie. Adelina, Lucia! Se credevo una cosa così non ci vedevo mica. Mamma mia, che strazio. Nomine Padre, Figlio, Spirito Santo. Ora basta, Gino. Basta. Questo è il momento del dolore. E quando arriva bisogna portarsi come si deve. Umbu! Almeno lasciategli un buco per l'aria, eh? Oh, Libero. Allora, arrivederci. Luciano, il sottili non sta bene ancora. Ah. Si riparte il sonno in albergo, va bene? Va bene, grazie. Scusate, ciao. Arrivederci a tutti. Allora, condoglianze. Vieni, futura. Stia, stia. Buonasera. È cascato un quadro. E si raccatterà.
Cenerentola. Arrivederci. Poi dopo si torna per prendere la sirena. A Vienna. Ecco dove si rimanifesta a Vienna. Detto mamma? A Vienna. E che succede a Vienna? E poi te lo diciamo. Poi una di queste sere torniamo a ballare.